Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Continua la battaglia dei comitati no discarica per la chiusura dell'impianto Valanghe d'inverno realizzato in territorio di Motta Santa Anastasia, ma a poche centinaia di metri dal centro storico di Mister Bianco. I comitati hanno presentato tramite il loro legale, l'avvocato Goffredo D'Antona, un esposto alla Procura della Repubblica di Catania. Oggi abbiamo presentato per conto dell'Associazione Zero Waste Sicilia una denuncia dettagliata, ma soprattutto con tutta una serie di documentazione allegata relativa alla gestione sia commissariale sia istituzionale della discarica di Motta Sant'Anastasia Mister Bianco Valanghe d'Inverno, in quanto effettivamente ci sono degli elementi sicuramente da un punto di vista amministrativo molto particolari. Abbiamo chiesto proprio alla Procura di Catania di verificare la sussistenza del reato di abuso in atti d'ufficio. L'8 marzo, in occasione della conferenza dei servizi, per il quale il Dipartimento Energia e Rifiuti ha convocato le parti in causa, cioè i comuni di Motta e Mister Bianco, nel quale si vuole avallare il rinnovo di questa autorizzazione illegittima, certamente noi metteremo in campo un'azione di protesta, un sit-in organizzato, autonomamente dai comitati no discarica e non ci formeremo. Abbiamo deciso di denunciare il presidente della regione Crocetta dopo l'ennesima proroga concessa alla discarica Oikos, una discarica illegale che avrebbe dovuto chiudere già nel 2014. È stato bloccato all'aeroporto di Amsterdam in Olanda Salvatore Michael Costantino di 30 anni. Il giovane era appena sceso da un aereo proveniente da Rio de Janeiro in Brasile. Era sfuggita l'operazione Vice Re. Era latitante in Brasile, mentre a Catania scattavano le manette per 109 affiliati del clan Laudani nell'ambito del Blitz Vice Re. Il trentenne Salvatore Michael Costantino è stato rintracciato ad Amsterdam da carabinieri Interpol appena sceso da un volo proveniente da Rio de Janeiro. Accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, Costantino è il figlio del più famoso Giovanni, detto Nuccio Cannaleri. Entrambi, secondo la procura etnea che ha avviato le indagini in un arco temporale di 4 anni, dal 2010 in poi, sarebbero inseriti nell'organizzazione mafiosa e in particolare nel gruppo di San Giovanni la Punta. Intanto, ieri il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Nino Puglia, l'imprenditore giarrese di 46 anni, anche lui coinvolto nel Blitz. Secondo gli investigatori, la carriera artistica dell'uomo, noto negli ambienti della movida catanese e taorminese come DJ e organizzatore di eventi, sarebbe legata agli interessi del clan dei Mussi Figurini, abbastanza da accusarlo di concorso esterno in associazione mafiosa. Blitz dei carabinieri della compagnia Fontana Rossa nel quartiere Acquicella di Catania, all'interno di un capannone di oltre 600 metri quadri, i militari hanno scoperto un vero e proprio bazar di merce rubata. Dai 3 furgoni a 3.000 uova pasquali, dai condizionatori ai flaconi di sapone, passando anche per i costumi di Halloween. C'era davvero di tutto in un maxi capannone di merce rubata di 600 metri quadrati scoperto dai carabinieri nel quartiere catanese di Acquicella. Il deposito sequestrato era nella piena disponibilità di un pluripregiudicato 39enne, denunciato per ricettazione. Durante il blitz, i militari sono riusciti a recuperare altre 100 uova pasquali, finite già sui banchi di vendita di un panificio di Via della Concordia. Anche il titolare dell'esercizio commerciale, un trentenne, è stato denunciato per ricettazione. Nasce a Catania la Cittadella della Salute, un presidio territoriale di assistenza gestito dall'ASP di Catania nella struttura del vecchio ospedale San Luigi Curro. Aprirà un nucleo diagnostico terapeutico per visite specialistiche. Questa struttura è stata pensata per essere vicina al cittadino, anche visivamente, dal punto di vista dei colori, dell'accoglienza, delle sale d'attesa, delle informazioni, anche del modo di fare la fila. La città collaborerà. Abbiamo già detto esplicitamente al direttore che siamo pronti a fare la nostra parte, sia in termini di strisce blu, di parcheggi, sia in termini di accessibilità, sia, voglio ricordare, fra pochi mesi, qui a poche centinaia di metri, arriverà la metropolitana e quindi si può arrivare qui addirittura senza auto con un collegamento a navette che metteremo a disposizione per consentire ai cittadini dalla fermata e dal parcheggio della metropolitana di arrivare qui. E inoltre a 2 passi c'è anche il BRT che viene da Barriera per coloro che arrivano dal nord della città. È un
primo passo che noi vorremmo replicare anche in altre strutture. È un passo, e io lo immagino un passo lungo, in che senso? Un passo che parte da un assessore, che è Borsellino, viene sposato da questo assessore, Baldo Cucciardi, il team che lavorava prima, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, continuano a lavorare. Sposiamo un progetto che viene regalato ai cittadini e potrebbe servire anche in altre dimensioni della provincia, in altre condizioni dove 1.150.000 abitanti cercano risposte. Se il modello, come siamo certi, funzionerà come ci attendiamo, lo replicheremo in altri punti della nostra provincia. Dopo l'inserimento con riserva di altri 700 docenti diplomati nelle graduatorie, l'esaurimento disposta nello scorso 19 febbraio, il Consiglio di Stato ieri ha nuovamente intimato al Ministero dell'Istruzione di procedere alle nomine a tempo determinato e indeterminato per docenti diplomati. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il Ministero dell'Istruzione dovrà procedere alle nomine a tempo determinato ed indeterminato dei docenti diplomati inseriti con riserva nelle graduatorie. La decisione, che riguarda 700 insegnanti, è scaturita ieri dopo il ricorso presentato da un gruppo di docenti assistiti dall'avvocato catanese Dino Caudullo. In pratica, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che l'iscrizione nelle graduatorie con riserva non può impedire, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015-2016, la possibilità di essere individuati quali destinatari di proposte di assunzione, in quanto il depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo. Il Consiglio di Stato, inoltre, ha assegnato al MIUR un mese per dare esecuzione all'ordinanza. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione. Enna, l'università corre dopo aver vinto, diciamo, quella disputa per avere la facoltà di medicina, sia Alfano che Crisafulli si stanno impegnando per una nuova facoltà, quella di intendere e volere. Questa è difficile, eh? Questa è dura. We'll be right back.